sono Amir Drago Steak, benvenuti in questo nuovissimo video, siamo sempre su Clash of Clans. Oggi andremo a trattare una cosa molto interessante riguardo a Clash of Clans, ma soprattutto riguardo a municipi livello basso e leghe alte. È passato ormai ragazzi un bel po' da quando la Supercell ha inserito le nuove leghe Titano e la lega Leggenda sul gioco. Ci sono ormai top player che hanno raggiunto, quindi giocatori con municipi livello 10, che hanno raggiunto ormai la Lega Titano, puntando alla Lega Leggenda. Per raggiungere la Lega Titano sarebbe essere un top player per riuscire ad arrivare a leghe così alte, a trofei così alti. Ma oggi andremo ragazzi a parlare di una cosa molto curiosa. Infatti, l'avrete capito dal titolo ovviamente, parliamo di municipio livello 2 in Lega Titano. Incredibile ragazzi, ma vero, qui dietro di me state guardando un piccolo spezzone del suo gameplay. Si chiama Pelican Tacos, un inglese che forse è l'unico al mondo che è riuscito a raggiungere da pochissimi giorni la Lega Titano con il municipio livello 2. Voi vi state chiedendo, ma come cavolo ha fatto? Il tutto inizia ragazzi quando, aprendo un nuovo account, si inizia con il municipio livello 1 e con il tutorial, se non sbaglio, si arriva a costruire il municipio livello 2. Da lì poi siete liberi di andare avanti. Con il municipio livello 2 ragazzi praticamente non ci avete difeso, non ci avete niente, se non ad esempio il cannone livello 1. Ha deciso di alzare tutte le costruzioni disponibili per il municipio livello 2 e di fermarsi lì, iniziando una grandissima scalata che all'inizio poteva sembrare piuttosto facile, ma poi ovviamente è risultato molto difficile. All'inizio ovviamente dalla Lega Bronzo ha iniziato a giocare attaccando altri municipi livello 2, andando poi avanti attaccando il Lega Argento e Oro, ha iniziato anche lì sempre a combattere contro altri villaggi nemici, sempre municipio livello 2 e municipio livello 3 massimo. Ma andiamo subito ragazzi a vedere quali sono più che altro i requisiti per raggiungere così tanti trofei e arrivare quindi alla Lega Titano. Il primo requisito ragazzi è tantissima pazienza. Infatti Pelican Tacos ci ha messo circa 110 giorni, che sono veramente un fottio. Il secondo ragazzi è cercare il più possibile di tenere un municipio bassissimo. Infatti lui ha deciso di tenere al municipio livello 2, che è praticamente quello dal tutorial, obbligato dal tutorial. Da qui ragazzi avete capito ovviamente che quando ho raggiunto la Lega Cristallo, poi Master e poi Campione, è ovvio che gli altri giocatori che avrebbe trovato nel suo cammino sarebbero stati altri municipi livello 2 o massimo municipi livello 3. Che sono pochissimi. Ci sono però altri giocatori al mondo che non stanno facendo la stessa cosa. Ed è proprio qui ragazzi il bello, è che lui ha iniziato ad attaccare sempre quasi le stesse persone, fino ad arrivare ad accordarsi con loro e a creare una piccola community, insomma, i collaboratori che lo aiutassero ad alzarsi per primo e ad arrivare quindi alla Lega Titano. Infatti c'è stato un altro campione, verso anche lui 4000 trofei, che ha deciso di aiutarlo attaccando e perdendo apposta, così che lui, aiutato dallo scudo ma aiutato anche dalle vendette e dalle difese vinte, a raggiungere finalmente la Lega Titano 3. Yeah! Infatti ragazzi, primo record mondiale, municipio livello 2, ha raggiunto la Lega Titano 3. I suoi attacchi ragazzi sono stati ovviamente con barbari e arcieri. Cosa importante era fare il municipio. Ovviamente ragazzi il matchmaking a trofei così alti è stato veramente dura, soprattutto ragazzi nel guadagno dei trofei. Cosa ne pensate voi ragazzi? Lo fareste mai una cosa del genere? Io ci ho provato una volta, ma ho failato allegramente e da lì ragazzi ho smesso, perché veramente è una cosa stancante. Infatti Pelican Tacos si è veramente stancato molto e adesso che ha raggiunto la Lega Titano si è preso una bella vacanza. Non fatelo per la vostra salute. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero tantissimo che vi sia piaciuto, grazie per la visione e noi ci vediamo ragazzi ad una prossima curiosità su Clash of Clans. Ciao.